Caccia Village 2023, siamo in Baschieri e Pellagri, siamo in compagnia di Alessandro Goggi, responsabile ricerca e sviluppo. Alessandro, siamo nella terra del cinghiale, quindi ti ho chiesto di parlarci di una delle ultime novità dedicate appunto a chi ancora utilizza, e non sono pochi, il calibro 12, la palla asciutta. Allora, come giustamente dici, questa bellissima regione ha un contesto di tiro dove la palla asciutta ha ancora da dire la sua, perché non sono gli spazi aperti che magari troviamo nella caccia cinghiale su al nord. Cronologicamente le ultime due palle che abbiamo fatto sono l'Hypershock, che è una palla da 35 grammi e mezzo lanciata a 475 metri secondo, una palla a deformazione controllata che tende a trapassare l'animale una volta colpito per lasciare anche abbondanti tracce ematiche, e poi la White Blackout, che è una palla da 28 grammi ad alta frammentazione con un nucleo rivisitato in modo tale che si possa sparare in sicurezza, perché è una palla che nonostante i suoi 570 metri secondo è autoestinguente. È una palla ad elevata frangibilità, quindi fa delle abbondanti ferite, e questo sappiamo quanto sia importante, correlato alla palla asciutta, di cui in molti giustamente temono, dubitano, e invece sapere che si è svolto un lavoro così attento sulla sicurezza. Assolutamente, poi noi abbiamo un'esperienza sulle palle, realizziamo palle dal 410 al 12, palle con profili autoriducenti che possono essere sparate in tutte le armi, in tutte le strozzature, con questi rivestimenti che sono molto belli esteticamente ma sono anche molto funzionali, perché permettono di arrivare a fine stagione senza quelle morchie di piombo all'interno della canna, che sono anche molto fastidiose e ostiche da rimuovere. Classica borra, borraggio Baschieri per stabilizzare la palla, quindi grande precisione, non ci resta che provarla. Aspetto l'invito allora. Per adesso grazie Alessandro.